Buona giornata, bentrovati dalla redazione di 7 in punto. Questa mattina ci occupiamo del dono, tra l'altro siamo vicini a Pasqua, quindi un appuntamento importante. A volte, mai come in questo caso poi lo capirete bene, donare è vivere. Parleremo di un'iniziativa che si lega a un'associazione importante, che è l'ADMO di Padova in questo caso, e lo faremo con i nostri due gentili ospiti che vado a presentarvi. Allora, benvenuta a Paola. Paola Buongiorno. Baiguera, è sempre un po' difficile È un cognome complicare il... complicato, ma sì, Paola va bene. La presidentessa dell'ADMO di Padova e che ci ha portato oggi Diego Buon Poppi, pomeriggio a tutti. che è un ricevente di Midol. Abbiamo pensato e fortunatamente insomma, Paola è riuscito a portarlo qui per presentarlo a noi e quindi a voi, che la testimonianza è la cosa migliore, no? Per far capire quanto importante è donare in questo caso il Midollo. Partiamo dall'iniziativa che ci sarà il prossimo weekend, così cerchiamo di sensibilizzare subito. Abbiamo questi due sacchetti colorati, dentro c'è... La nostra colomba, la campagna Una colomba per la vita, sabato 25 e domenica 26 saremo in molte piazze in tutta la provincia di Padova, ma soprattutto saremo in oltre 100 parrocchie, dislocate davvero dal nord al sud, da Cittadella fino a Piove di Sacco, Este o Codevigo, insomma. Quindi vi aspettiamo e quello che speriamo è che davvero in tanti possano venire ai nostri banchetti, conoscerci e magari portare a casa un dolce ricordo. Un dolce ricordo, poi naturalmente c'è anche una parte di sensibilizzazione, Assolutamente no? sì. Perché ci sono più chance per tutti se ci sono più donatori. Esattamente. Quindi partiamo da questo e poi parleremo anche con Diego. Allora, l'ADMO di Padova esiste ormai da un bel po' d'anni, Sono no? 25 anni ormai, in ricordo di Roberto, che appunto ha lottato contro la leucemia e quando non ce l'ha fatta i suoi familiari hanno deciso che valeva la pena spendersi per trovare giovani che si mettessero a disposizione ed entrassero nel registro dei donatori di midollo osseo. A quell'epoca il registro stava nascendo, oggi invece è una realtà ormai consolidata, solo che registra ancora pochi numeri rispetto a quelli che potrebbero essere. La difficoltà qual è? È che cerchiamo giovani tra i 18 e i 35 anni, quindi abbiamo una fascia d'età limitata e anche un'età spensierata, dove spesso non si pensa alla leucemia, alla malattia. La bellezza è che quando i giovani ricevono le giuste informazioni, quindi quando spieghiamo loro cos'è il midollo e cosa vuol dire trapiantarlo, c'è una bellissima reazione, c'è un'accoglienza favorevolissima. Quindi dentro a ciascuna di queste colombe c'è un nostro volantino, con tutte le informazioni su che cosa è il midollo e cosa vuol dire diventare donatori, e speriamo che davvero siano in tanti giovani che si avvicinino alla donazione di midollo osseo. Ma come funziona? Perché appunto magari c'è una paura a volte infondata, no? Assolutamente sì. Spieghiamo, cerchiamo di spiegare, nessuno, insomma, non c'è un medico qui, però Beh, diciamo, voi siamo siete esperti abituati a oramai. raccontarlo anche ai ragazzi nelle scuole, andiamo spesso. La grossissima difficoltà iniziale è la differenza tra midollo osseo e midollo spinale, perché in tanti reagiscono dicendo io non voglio rimanere paralizzato. Ecco, il midollo osseo è un tessuto nelle ossa che produce il sangue, che non c'entra niente con la colonna vertebrale, quindi donare midollo osseo non può comportare assolutamente alcun pericolo in realtà, tantomeno rimanere paralizzati. Quindi questa è la prima grossa informazione che vorremmo avessero chiaro tutti. Il fatto di andare a donare il proprio midollo non si perde nulla perché sono cellule che si rigenerano nel giro di 2 settimane, 20 giorni al più a lungo, ma questa è nella prima ipotesi di donazione, perché quello che molti, moltissimi non sanno è che c'è una seconda modalità di donazione che è da sangue periferico. E questa modalità consente al donatore di avere i propri valori ristabiliti alla fine stessa della donazione, senza nessuna perdita. Quindi a tutti gli effetti la donazione è un vero e proprio dono per chi riceve, ma anche per chi dona. Per chi dona. Tra l'altro, cioè non è così debilitante, no? Cioè, come funziona? Nel senso, nel caso in cui la tipizzazione Ecco, arrivasse. infatti, grazie, perché la tipizzazione è solo un prelievo di sangue. Appunto. 4 cc, non c'è niente di... La cosa più difficile da fare è compilare il modulo. Ecco, quella è la cosa più noiosa da fare. Quindi, che
Il primo step è un semplice prelievo di sangue presso uno dei nostri centri trasfusionali. Il nostro riferimento è l'ospedale dei Colli, dove si può andare tutte le mattine, dal lunedì al sabato compreso. Gratuitamente, immagino. Assolutamente gratuitamente, con la possibilità anche di avere il permesso orario per il lavoro, come esattamente una donazione di sangue. Quindi non c'è nessuna difficoltà anche per chi si mette a disposizione a fare questo primo passaggio. In questo modo i nostri dati genetici vengono inseriti nella banca dati, nel registro dei donatori di midollo osseo, che condivide le informazioni a livello mondiale. Quindi è una compatibilità genetica che viene cercata con tutti i malati in attesa di un trapianto. Perché c'è una rete? C'è una rete mondiale, di tutti i registri, sono più di 70 a livello mondiale. Queste informazioni vengono quindi condivise e solo in caso di compatibilità si viene richiamati e lì si entra nel vero e proprio percorso di donazione. Do solo un numero, che è la statistica ci dice che la compatibilità è di una persona su 100.000. Quindi, insomma. Quindi è davvero una ricerca difficilissima ed ecco perché abbiamo bisogno di far entrare molte più persone nel registro per poter ampliare questa possibilità di match. Certo. Mi aggiungo un attimo a Paola per dire una cosa, che appunto abbiamo bisogno appunto di ragazzi volenterosi dai 18 ai 35, perché in Italia non c'è ancora un numero raggiunto molto, molto ampio, e non a caso il mio donatore l'hanno dovuto trovare oltreoceano in America, per cui esatto. Allora grazie Diego per aver detto questo, perché noi vogliamo raccontare la storia di Diego. Insomma, dicevamo, no, anche prima che partisse la trasmissione, non è mai così facile esporsi, specie insomma avendo vissuto delle cose così importanti. Possiamo partire dall'inizio però, e quindi torniamo indietro a qualche anno fa. Torniamo indietro nel 2009, come primi sintomi in cui il mio midollo osseo era già malato. E praticamente nell'agosto di 2009 avevo ripreso la mia preparazione di calcio, perché giocavo a calcio, ero una persona sana, in buona costituzione, e però cominciavo a avere dei segnali di stanchezza, i primi sintomi che ovviamente non si dà mai un... Venivano scambiati per qualcos'altro. Per qualcos'altro, per un po' di stress di lavoro e cose del genere. Vedo che riprendendo le preparazioni di calcio, finché i miei amici riescono a fare diversi giri del campo, io più di uno o due giri cominciavo ad avere il fiatone, cefalee assurde, continuavo a non star bene, non stavo in piedi e tutti i sintomi di questo genere, che sono fra l'altro i sintomi tipici della leucemia. Quindi faccio un primo emocromo semplicissimo e da lì vedo che da una lista di 20 valori ci sono 18 asterischi, per cui la cosa già un attimino cominciava a essere preoccupante, esattamente. E da lì un primo ricovero di urgenza all'ospedale di Campo San Piero, in provincia di Padova, e lì mi tengono in circa per 2 mesi, dove capiscono un attimo il tipo di malattia, che appunto trattavasi di una mielodisplasia, una forma di leucemia che aggredisce il midollo osseo, che praticamente non ti fa più produrre le varie cellule del sangue, i globuli bianchi, i globuli rossi e le piastrine. E pian piano, se non curata, ti porta proprio a un midollo che non lavora più e di conseguenza alla morte. Certo. Detto ciò, trovata la malattia, si è dovuto l'unica soluzione, l'unica via di guarigione in quel lo specifico caso era il trapianto di midollo. Di cellule staminali, di midollo osseo da donatore allogenico. Che significa? Che significa praticamente, non è la differenza sostanzialmente, è che c'è il trapianto autogeno, certo, cioè da cellule tue, e il trapianto allogenico da una persona non consanguinea. Esatto. No, in questo caso i consanguinei erano già automaticamente esclusi. La compatibilità è una, guardando in famiglia c'è una su quattro, però a casa mia non c'era questa possibilità, per cui si è dovuto andare a pescare in un registro, come diceva giustamente Paola prima, mondiale, enorme. Da lì è cominciato l'Inter, la parte burocratica. Ma intanto voglio dire, prima di arrivare a sapere che c'era una persona così lontana, tra l'altro, insomma, che era compatibile, quanto è passato? Sono passati 7 mesi. 7 mesi, quindi insomma. Sette mesi molto difficili. Molto difficili, perché comunque sei stato dimesso dall'ospedale, però sei continuamente seguito, perché appunto non avendo
il midollo che lavora deve essere continuamente trasfuso, almeno una volta a settimana, certo. Sia di piastrine che di globuli rossi. E poi vivi in un limbo, no? E poi vivi in una bolla di sapone perché hai paura di tutto, sia a livello di ammalarti fisicamente, di prendere qualcosa, che a livello emozionale, che non è semplice da gestire. Certo, perché finché non sai, non arriva magari, no, quella telefonata. Esattamente. Che ti dice? Quella telefonata che è arrivata ad aprile del 2010, per cui circa un 7 mesi di distanza, che fra l'altro io stavo lavorando per cercare di non pensare troppo a questa cosa, e come ho ricevuto la telefonata ho proprio lasciato il posto di lavoro, sono proprio andato fuori dal luogo di lavoro, e mi aveva chiamato il primario dell'emetologia di Verona, dove sono stato seguito per il trapianto, che avevano trovato questa nobile persona dall'America, appunto americana, che avrebbe potuto, era la mia unica via di salvezza. E per cui da lì, dopo circa un 15-20 giorni, è cominciato il mio soggiorno in questo, al Borgo Roma di Verona, dove sono stato trovato un'equipe meravigliosa che non finirò mai di ringraziare, perché hanno lavorato sotto tutti i punti di vista, sia quello fisico che quello emotivo e mentale. Sono stato seguito veramente da persone straordinarie. E praticamente la fase del trapianto, ho dovuto inserire un catetere a due vie, una per il trapianto e una per le chemioterapie, che sono state pesanti. Ho fatto circa, adesso non ricordo precisamente, ma 6-7 giorni di chemioterapia per 8 giorni consecutivi, a 8 ore al giorno. Per cui è stata una chemio. Una specie di bomba, mi viene da dire. È stata una bomba. Ma... Tu pensa che da un peso forma di 75 kg che giocavo a calcio, mi sono trovato nel giro di 7 giorni a pesare 57 kg. Per cui insomma la botta è... Era come se fosse questa necessità di far uscire, esatto, e far entrare. Si chiama proprio un condizionamento, nel senso che si deve essere azzerato. Esattamente un condizionamento, perché appunto quel tipo di chemioterapia fa sì che vada a distruggere completamente il midollo malato, perché poi il midollo nuovo cerchi di entrare senza difficoltà. Certo. Rigetto a parte, che questa è un'altra cosa che importante di una persona che fa i trapianti. Certo. E per cui ecco, il periodo minimo di camera sterile, perché appunto la chemio e il trapianto lo fai in una camera sterile in isolamento, dove veramente basta un nulla per... ecco perché si chiama appunto camera sterile. Certo. E lì sei seguito, monitorato 24 ore su 24. Con la chemio sei sempre... siccome non mangi quel periodo, sei mantenuto in vita con i liquidi e antibiotici, e io mi ricordo che nel solo mese di giugno, che fra l'altro un mese in cui c'erano anche i mondiali del 2010, per cui bene o male un po' di TV mi ha fatto compagnia. Certo, da calciofilo. I farmaci, i chemioterapici e tutto il resto che ho preso in quel mese sono stati... Quando hai capito che il peggio era passato? Allora... Da quello che posso dire, non ho mai, facendo un passo un attimino indietro, non ho mai dubitato, a parte un giorno, di non farcela. Questo ci ho messo forse un giorno o due a piangermi un attimino addosso, dopodiché basta, perché peggiori, la mente ti fa metà guarigione, se non di più. Quando ho capito che è passato, una volta che sei dimesso dopo questo mese, anche se il midollo comincia a lavorare e vedi qualche primo valore dell'emocromo soddisfacente, non sei assolutamente fuori. Dopo comincia un iter, devi comunque... Io sono stato per un altro mesetto, due, seguito nelle casette dell'AIL, che sono delle casette che ti mettono a disposizione, perché non puoi subito andare a casa fatto dimesso da un trapianto. Non puoi affrontare magari una serie di... Poi per altri 5-6 mesi hai una mascherina, per cui... Torni a casa, però non esci, perché hai paura anche del colpo di vento, della polvere, della tosse, per cui... Io sono tornato al lavoro a part-time, a mezzo servizio, dopo circa un anno dall'intervento. Dall'intervento. Che era già comunque
un anno e mezzo, no? Mi sono fatto male i conti dalla scoperta della malattia. Un anno e tre quarti, sì, circa. Sì. Però anche lì penso che le paure cominciano a passarti dopo 2-3 anni, quelle principali. Ovvio, sono paure che comunque ti accompagneranno nella vita a periodi, certo. Perché ovviamente periodi in cui sei più emotivo ti tornano queste paure. Però diciamo che dopo 2-3 anni si può già vivere alla grande, vorrei dire. Alla grande, bene. Paola, tra l'altro immagino, insomma, c'è anche tutto questo aspetto emotivo, no? Sì, io ho una grandissima fortuna di poter conoscere persone che hanno ricevuto il midollo, persone che l'hanno donato. E questo è il vero senso. E poi, scusami, ti interrompo per spiegare a chi ci ascolta che non possono incontrarsi, no? No, cioè una forma di anonimato reciproco, quindi chi riceve non sa chi è il donatore, chi dona non sa chi è il ricevente. Però per certi versi ogni volta che incrocio Diego, Mirko, Giacomo, Giada, i donatori effettivi, perché a Padova siamo arrivati a più di 100, ogni volta... Donatori effettivi significa chi ha donato il midollo e quindi potenzialmente salvato. Sì, allora la nostra idea è che donare il midollo vuol dire salvare una vita, vuol dire dare una possibilità di rinascita vera e propria e ogni volta riscoprire il perché si fa volontariato e si parla di dono e si parla di spendere il proprio tempo perché i giovani sappiano. Perché queste storie sono storie che ti aprono il cuore e io ogni volta li ringrazio perché ho il privilegio di conoscerli. Però è uno spaccato che secondo me tutti dovrebbero conoscere, e soprattutto forse i giovani di oggi che hanno già tante idee sfalsate, riportarli alla vita con queste esperienze, noi lo vediamo nei gruppi scuole, quando usciamo negli istituti superiori e anche alle elementari e alle medie in realtà, i bambini sono curiosissimi e colgono subito l'importanza proprio di che cosa vuol dire salvare una vita. E perché? Hai deciso di metterti a disposizione, perché comunque nelle scuole ci vai anche tu, no? Perché ogni volta, voglio dire, emotivamente è un bel impatto. È sicuramente un bel impatto, però c'è bisogno anche di capire cosa significa vivere, cos'è la vita in un senso più profondo, in un senso più ampio, perché altrimenti già in una società in cui si fa molta difficoltà a relazionarsi fra le persone, a riuscire ad essere se stesso, penso che delle emozioni, dei vissuti importanti possano dare degli spunti a chi vuole recepirli di un certo tipo, che la vita è bella, che comunque la vita va avanti e che comunque la vita è ben altro che fare delle semplici attività di ricreativi che possono essere lo spritz in compagnia, cioè, che va benissimo, certo. Però c'è un contesto molto più ampio che secondo me è giusto guardare. Anche perché, no? Immagino che poi ritrovarsi improvvisamente dall'altra parte, come è capitato a te, cioè dalla parte di chi in qualche modo si mette nella condizione di aspettare e di sperare che qualcuno faccia quello che voi state chiedendo di fare adesso, cioè, è cambiato anche il tuo modo, sicuramente sarà cambiato insomma il tuo modo di vedere le cose, ma rispetto ai tuoi amici, la famiglia, eccetera. Perché poi quando conosci qualcuno, cioè è difficile. Dopo il trapianto c'è stata una selezione naturale anche a livello di amicizie. Immagino, ma quello non fa male. Ma quello fa solo che bene. sicuramente sì, la mia vita è completamente cambiata in meglio, perché comunque poi fai quello scatto mentale che ti fa vedere la vita in modo diverso, affronti le sfide in modo più consapevole, ecco, consapevolezza è la parola forse più importante che quando si esce da una malattia, il voler vedere le cose con una luce negli occhi diversa, senza dare tutto per scontato come si poteva fare, come si può fare quando non capita nulla di brutto nella vita, per cui da questo punto di vista... Poi queste cose... sono comunque democratiche, no? Nel senso che possono succedere a chiunque. Ovunque. Quindi se uno pensasse anche solo a questo, forse voglio dire ci sarebbero... Infatti quello che diciamo ai ragazzi è non pensate tanto di poter essere il gemello per qualcuno. Pensate che se un domani ne doveste aver bisogno, voi vi augurereste di avere il gemello nel registro. Perché la ricerca che può durare mesi, può durare veramente a lungo, non sappiamo poi a chi tocchi. Quindi... Non sappiamo a chi tocchi, scusate. Però tocca un attimo la pubblicità, poi ne torniamo. 2 minuti e torniamo subito. Ok,
Rieccoci qui, allora siamo con Paola Baiguera, presidentessa anzi ADMO Padova, e con Diego Poppi che è un ricevente di midollo, nel senso che è una persona normale con un lavoro eccetera, con la sua vita, che ha avuto la gentilezza di venire a raccontarci la sua storia e quindi in qualche modo la sua rinascita, no? Mi sì. viene da dire. E noi siamo accompagnati da queste colombe, magari lo ribadiamo, perché sabato e domenica prossimi voi avete visto anche passare probabilmente l'indirizzo e la pagina Facebook di ADMO Padova. Queste colombe, non a caso insomma una colomba per la vita, che è lo slogan, è proprio quello, lo slogan nazionale, perché saranno in tutta Italia, in tantissime piazze. Noi su Padova siamo concentrati sulla provincia. Saremo a Padova in centro, al centro commerciale Piazza Grande, in realtà anche ad est, Cittadella, Montegrotto, Piove di Sacco, al mercato di Sarmeola e in più di 100 parrocchie. Però se uno abitasse a Treviso, faccio per dire, può benissimo cercare sul sito e andare a trovare la parrocchia più vicina, perché insomma... Poi si possono eventualmente acquistare anche dopo questo weekend? Allora, ci saremo anche il weekend del 2 aprile, se non ricordo male, sia a Due Carrare che alla parrocchia di Santa Croce, okay. perché i parroci, pur di darci visibilità, e anzi approfitto per ringraziare tutti i parroci e tutti i volontari che saranno in piazza con noi, e ci hanno dato la possibilità del 2 aprile. In realtà, contattando la nostra segreteria, ci sarà forse, perché io mi auguro di venderle tutte, certo. ma se ci fossero degli avanzi sicuramente saremmo ben felici, acquistare. Assolutamente sì, di distribuirle ancora. A proposito, voi avete bisogno di volontari? Assolutamente sì. Quello che chiediamo sempre è di mettersi in gioco come donatori, ma non solo di midollo osseo, e permettimi anche di ricordare la donazione del sangue, perché certo. Diego l'ha detto, in quel periodo in cui lui era in attesa ha fatto moltissime trasfusioni, esatto. Quindi il diventare donatori di sangue per noi è un argomento che va di pari passo col trapianto di midollo osseo, ed è fondamentale anche qui parlarne non solo quando capitano eventi tragici che magari coinvolgono l'emergenza. C'è emergenza sempre, e quindi anche diventare donatori di sangue, di plasma e di piastrine è importantissimo. Adesso mi sono persa nel discorso. No, ma io volevo sapere, allora faccio però diventare volontari per noi è fondamentale. Fondamentale. Quello quindi, che insomma... chiediamo ai ragazzi è di venire a vivere un'esperienza con noi in piazza, di fare gruppo, di fare squadra, e veramente accorgersi quanto sia bello spendere del tempo a buon magari fine. Possono donare e anche fare e intanto prendersi anche solo anche il volantino. Un'esperienza di volontariato può aiutare a vivere. Certo. E fa comunque gran bene, insomma, sì. Quindi volontari, cerchiamo sempre, sempre, sempre. Abbiamo detto che insomma la fascia d'età è piuttosto ristretta, e quindi sì. c'è necessità insomma che aumentino i donatori sì. Dai 18 ai 35 anni. Ma comunque sono, diciamo tra virgolette, pochi rispetto agli altri paesi europei. Per che motivo secondo voi vi siete fatti? Perché magari non c'è abbastanza promozione a livello istituzionale? Forse perché se ne parla poco, perché non è un argomento così semplice da affrontare, perché dietro la consapevolezza di fare un semplice prelievo di sangue in realtà c'è un percorso vero e proprio che è un impegno quasi, che si prende con se stessi prima di tutto, perché richiede una buona salute, richiede una consapevolezza, perché quando viene trovato quel match al donatore, se il ricevente inizia il suo percorso che abbiamo detto, al donatore viene richiesto di essere disponibile e viene richiesto di mettersi veramente in gioco. Quindi è un percorso di consapevolezza che non può essere preso alla leggera mai, in nessun momento. Adesso, scusami, prego. Ti interrompo perché voglio far vedere, prima magari di esaurire il tempo, un video che ci fa capire la difficoltà, insomma, di... È un video particolarissimo perché ci fa capire la difficoltà di una ricerca genetica, ma anche l'aspetto affascinante di come possiamo essere legati con un qualcuno nel mondo che non sappiamo, ma in realtà potrebbe essere un nostro gemello genetico. Ah, sì, è un vero e proprio viaggio. Chiediamo ad Andrea Verne, alla regia, se ce lo fa vedere qualche minuto. Sì, grazie. I'm proud to be English, but my family have served and we've defended this country and we've been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am 100% Icelandic, yeah, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clothes. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well, or you won't like particularly? Germany, yeah. I'm not a fan of the Germans. You might think they're a little bit...
particularly India and Pakistan, probably because of the whole, you know, the conflict. Because I have this side of me that's like, that hates Turkish people. Not people, but the government. But French? No. We're just best, you know, it's just fact. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? Yeah, I feel very intrigued. What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad, so 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back, and back, and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you, you. I need you to spit in this tube for me. It's up to the little black line. That's a lot of spit. Right, the story of you is in that tube. What's it gonna tell me? It's gonna be, oh yeah, you're French, and yeah. Wait, your grandparents are French, and wait. 100% Bengali. Solid Iraqi. I'm Cuban. You're gonna tell me that I'm English? No, I've told you. Jay, can you come down and join us? I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? Will you read it out to us, please? Wow, look at me. Oh my God. Wow. Shit. I didn't expect that. All of them. Whoa. No. No. Caucasus? Which was Turkish? Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%. Can we... 5% German. I'm Irish. Yeah. So I'm a Muslim Jew. Great Britain, 11%. Are you sure these results are mine? Eastern Europe. Ah, un viaggio incredibile, questo no? Questo è proprio bellissimo, lo stupore, no? Di vedere i risultati, di dire da dove vengo, con chi sono connesso. Questo è un video che facciamo vedere a scuola per far capire ai ragazzi che il nostro DNA in realtà è un patrimonio unico, bellissimo. E anche condiviso anche in qualche modo. Ed è affascinante per quello, perché crea sicuramente un'unicità che può essere una difficoltà, ma che invece noi vogliamo leggere come una possibilità grandissima per quel gemello genetico, non so dove, non so come, ma so perché lo voglio fare, insomma. Invece Diego il suo gemello genetico l'ha trovato fortunatamente, ma nel momento in cui i medici ti hanno detto che questa cosa era stata, che questa persona era stata trovata ed era compatibile. Non poi, ci credevo, inizialmente. Poi pian piano comincia a realizzare la cosa e... Ma uno che cosa si immagina? Perché comunque c'è... Qualunque cosa si... Beh, ovviamente si tende un attimino a pensare come è fatto fisicamente. Questa certo. Penso sia la prima sensazione. E poi ovviamente ti rendi conto che è l'ultima delle cose importanti, nel senso che va bene e ha fatto una cosa... strepitosa. Certo. Ci fermiamo altri due minuti, poi torniamo, insomma, qualche altro minuto per chiacchierare prima di chiudere questa puntata. Eccoci qui, ultima parte di Sette in Punto. Stiamo parlando dell'importanza di donare, in questo caso, il midollo osseo. Il midollo osseo che ha salvato la vita del nostro ospite di Diego Poppi è arrivato da oltreoceano, quindi avrà volato minimo. Esattamente, perché... ha fatto un bel viaggio di diverse ore. Prima della pubblicità gli chiedevamo, insomma, come si immaginava questa persona che
sì, che insomma che è stata fondamentale per la sua vita. È come quasi, no, quando tu magari senti qualcuno alla radio e poi immagini come è fatto, eccetera, eccetera. Volevo sapere, lui ha saputo che la sua donazione ha contribuito a salvare la vita? No. Allora, in America ci sono altre regole. Altre regole. Quello che avviene in Italia è che il dono è comunque anonimo, quindi anche chi dona, ad esempio i nostri donatori, e voglio ringraziare il donatore che a inizio marzo ha donato le sue cellule staminali, e ringrazio anche il donatore che a fine mese donerà le proprie cellule staminali. Perché ci sono questi due... Perché ci sono queste bellissime notizie per Padova. Ecco, tutti i nostri donatori hanno magari delle informazioni, sanno dove sono arrivate, magari il paese, sanno se sono rimaste in Italia, se sono andate all'estero, ma non c'è mai un contatto. L'unico contatto che può avvenire è tramite il centro trasfusionale, con delle lettere. Cioè, il donatore può scrivere in forma assolutamente anonimo, e i medici fanno proprio da tramite e lo fanno recapitare al ricevente e viceversa. E a volte succede, insomma, che i nostri... Infatti il mio modo per ringraziarlo è stato quello di scrivergli una lettera. Quindi anche tu hai scritto una lettera. Certo, ho scritto una lettera. E sappiamo che gli è arrivata. La lettera dovrebbe essere arrivata, poi non ho avuto la risposta sua, e un attimino, però questo può essere per tanti motivi. Certo. Comunque sicuramente io da parte mia una bella letterina in inglese gliel'ho scritta e ci ha messo il cuore perché gli arrivi. Ma invece negli Stati Uniti è diverso, perché vabbè, c'è una normativa completamente... Basta andare anche su YouTube, si vedono molto questi incontri che avvengono tra donatore e ricevente, anche perché il registro americano, per ovvi motivi di proporzione con la popolazione, certo, è molto più, vasto. Sì, più vasto, insomma ha molti più donatori iscritti. E per cui c'è la possibilità di incontrarsi, però insomma per noi è impossibile per la legge e anche per insomma tutti degli effetti sociologici, etici che si vogliono evitare. Ma secondo, volevo chiedere a tutti e due, se secondo voi è più giusto così? Perché magari d'impatto sì, uno dice, probabilmente Diego dice, magari non so, avrei potuto incontrarlo. Come tante cose ci sono i pro e i contro. Per cui penso che dopo un po' di tempo va bene così. Inizialmente c'è la voglia, la foga di conoscere la persona, però ragionando nel senso che ok, hanno fatto un dono ed è giusto che resti così. Per cui ci sono un po' le due facce della medaglia. Quando vai nelle scuole, che cosa ti preme che capiscano? Immagino dipenda poi dall'età, no, dei bambini, la cosa dei ragazzi. La cosa che mi preme è che... ci sia più voglia di conoscerci fra persone e non solo di condividere le cose fra i due o tre amici e basta. Che appunto che l'atto d'amore sia un atto gratuito e non solo verso le persone, che potrebbe essere un amico, un familiare, un parente che viene colpito da queste cose, ma proprio un atto di amore gratuito verso l'umanità. Questa è la cosa che mi piacerebbe arrivasse a questi ragazzi, a questi adolescenti. Ma loro ti fanno delle domande anche... Beh, qualche curiosità ce l'hanno, soprattutto su quanto hai sofferto, esatto, su... Sì. Per cui, insomma, e la mia risposta è che c'è anche di peggio, per cui... Detto da lui. Per sì, cui... Ma là, invece, tu perché sei arrivata ad Asmo? Allora, io, classico percorso, persona che non ha vissuto l'esperienza in prima persona, ho assistito a un incontro nella scuola quando ero giovane io, sono diventata subito donatrice di sangue, mi sono tenuta il volantino nel cassetto, mi sono fatta un regalo a 34 anni, ho detto ok, prima che sia tardi, e ho scoperto un mondo, perché la donazione di sangue la fai in automatico, la fai periodicamente. Questo è un altro impegno, e quando conosci che cosa c'è dietro, la difficoltà di dare le giuste informazioni, quello che mi sono data un po' come obiettivo è di poterle condividere con più persone possibili. Ed è bellissimo riuscire a trovare questa connessione con persone di tutte le età e fare proprio la frase non so per chi ma so perché. E quindi onestamente facciamo salti mortali. Io metto volto a una squadra di volontari fantastica, perché Admo Padova è composta davvero da persone che si spendono in qualsiasi giorno, in qualsiasi momento, con i propri mezzi, con... E quindi do semplicemente, ripeto, volto e voce a una squadra che è veramente fortissima e che scenderà in piazza di nuovo questo weekend, ma che mi sento di ringraziare, perché tutte le attività che stiamo portando a termine non avrebbero assolutamente lo stesso valore e lo stesso profumo, diciamo, invece che portate a termine così in gruppo. Permettimi anche di ringraziare una provincia di Padova che sta veramente rispondendo,
L'ultimissimo evento l'abbiamo avuto con la squadra di basket, la Virtus. Il direttore sportivo Massimo Caiolo ci ha avvicinato e ci ha detto: spiegami cos'è sta roba. Beh, nel giro di 10 giorni 5 ragazzi della prima squadra della basket, Virtus Basket, si sono tipizzati, cioè hanno fatto il prelievo e sono entrati nel registro. Con loro altri 5 ragazzi della società, e il mondo sportivo di Padova si sta avvicinando. Noi l'anno scorso avevamo avuto la stessa esperienza col calcio Padova 5, certo. I ragazzi si sono tipizzati e tutto questa energia positiva sta dando riscontro. Poi nel mondo dello sport, no? Dove... Esattamente, il mondo dello sport, dove i ragazzi sono già sani di loro, sono un'immagine, perché danno un'immagine positiva, è quello proprio che stiamo cercando, insomma. Quindi ringrazio tutte le realtà sportive, associative che si stanno avvicinando ad ADMO, ringrazio tutti gli istituti scolastici, perché abbiamo avuto e stiamo vivendo un anno scolastico 16-17 strepitoso, stiamo incontrando veramente tanti ragazzi, e spero che questa campagna Colombe del 25-26 marzo sia un po' una ciliegina sulla torta, una ciliegina sulla colomba. La definiamo una colomba buona due volte, perché è proprio buona, è un prodotto artigianale, è proprio buona. Quindi motivo in più, ma è buona perché ci serve, è la nostra campagna di autofinanziamento per tutte le attività. Poi ne fate altre, che ne so. L'altra campagna che abbiamo è i panettoni a fine anno. E la campagna grossa, più importante di tutto l'anno, è la giornata di sensibilizzazione che avremo a settembre, però lì non c'entrano raccolte fondi, lì c'entra raccolta di midolli, perché andiamo in piazza a parlare direttamente ai ragazzi. E l'anno scorso abbiamo avuto la collaborazione della Croce Verde, quindi avevamo le ambulanze in piazza e abbiamo tipizzato, cioè fatto il prelievo a 131 persone. Sono tante. Sono tantissime per i nostri numeri. Mettere nel registro in uno stesso giorno 130 persone è un risultato anche che... Perché poi magari si arriva a quei famosi due donatori di marzo. Esatto, no? Beh, cioè, il 2016, non necessariamente, ma... Il 2016 è stato un anno strepitoso perché abbiamo avuto 10 donazioni. 10 donazioni solo su Padova, ed è anche questa una bellissima... Tantissime. Sì, è una bellissima notizia. Ripeto, adesso siamo alla seconda donazione qui su marzo e quindi spero che sia di buon auspicio. È chiaro che più persone entrano nel registro, più si ampliano le possibilità di trovare un match. Tu sei mai arrivata vicino? No. Non mi hanno mai chiamato. Ma meglio, nel senso che il mio gemello genetico sta bene. Io ci sono, io spero che lui ci sia. E quindi io non... Cioè, anche perché se mi chiamassero, magari un po' di paura, come tutti, insomma, ci sarebbe. Però vivo questa esperienza proprio con l'idea di esserci, di sapere di avere questa opportunità. Ed è questa l'informazione che davvero, come ADMO, vorremmo che arrivasse a tutti i giovani. Datevi la possibilità di conoscere una realtà che non sapete, di informarvi. L'unico coraggio che serve è l'informazione. Poi ciascuno fa la propria scelta, ovviamente. Noi abbiamo qui Diego, però tu dicevi, insomma, hai conosciuto anche i suoi gemelli virtuali, no? Nel senso, chi comunque donatori quei famosi donatori. Allora, cioè, come reagisce una persona che sa di avere questo grande dono alla fine? A parte la paura che ci sta. Il primo impatto è di dire: ah, proprio vero, allora. Dipende, ci sono tantissime esperienze. C'è chi si è iscritto a 18 anni ed è stato chiamato a 40, c'è chi si è iscritto... Magari non se l'aspettava nemmeno più. E non si ricordava neanche più di essere iscritto nel registro. C'è chi si è iscritto a febbraio e ha donato ad agosto dello stesso anno. Perché, scusami, apriamo una parentesi, cioè si può diventare donatori da 18 a 35, ma si rimane in banca dati... Fino ai 55 anni, quindi si rimane a disposizione per un periodo ben più lungo. Certo. C'è chi si è tipizzato a febbraio e ha donato ad agosto. Ah, quindi è una cosa super veloce. E poi ha anche ricevuto la lettera del proprio ricevente, tutto nello stesso anno. Quello che di base dicono i donatori... Lo rifarei senza nessun problema e soprattutto non ho avuto mai nessun dubbio. Quello che dicevamo prima, un percorso di consapevolezza, una scelta che si rinnova. Quando il medico ti chiama e ti dice forse potresti essere tu, c'è una paura, ma che non assolutamente non arriva alla gioia, all'adrenalina di poter dare una speranza di vita. Quindi questo è sicuramente il comune denominatore di tutti i nostri donatori effettivi. Che ringrazio, perché devo essere sincera, io li tampino parecchio, perché lì, come un po' con Diego, li contatto spesso nelle nostre attività, perché avere la testimonianza diretta fa veramente la differenza in positivo.
Quindi ringrazio ancora una volta tutti i volontari e in special modo magari anche la prossima volta porteremo donatori. Qui un facciamo una squadra di Admo se porteremo ci ospiti qui ancora un donatore. A che numero bisognerebbe arrivare? Allora, io ti posso dare l'altro numero. Ti dico che sono più di 1000 casi all'anno di leucemia, di nuovi malati. In Italia, ok. E sono ben più di 1000. E non ci sono regole di età, non ci sono regole di casi, perché non possiamo neanche parlare di leucemia, ma sono leucemie. Parliamo anche di linfomi e di mielomi. Anche perché volevo aggiungere che molte di queste sono leucemie infantili. Sì, certo. Per cui, ecco, maggior motivo forse. Ma la banca dati è comune? Cioè, allora sì, diciamo che ovviamente noi parliamo per il Centro Nazionale Trapianti, chiaro, quindi dell'Italia, e questa è la casistica sulla quale è stata costruita la campagna di sensibilizzazione per l'ADMO. Ovviamente ogni paese ha la propria associazione, il proprio registro, e l'ottica sarebbe di riuscire a rimpolpare ciascuno il proprio registro per poter trovare la maggiore compatibilità. L'anno scorso c'è stata una fortissima campagna internazionale per una ragazza di nome Lara, che aveva un patrimonio italo-thailandese, lei abita in Inghilterra, quindi londinese di nazionalità, eppure padre italiano, madre thailandese, la ricerca è stata fatta anche sui social, la campagna era Match for Lara, ed è stata fatta trasversale. Proprio per questa... Sei riuscito poi a trovare qualcuno? Sì, Lara ha fatto il trapianto e sta bene, la seguiamo tramite Facebook perché i social ormai sono la marcia in più. Nonostante la difficoltà, ecco che abbiamo bisogno che nel registro entrino anche questi patrimoni genetici nuovi, quindi questa varietà di combinazioni genetiche, un po' quello che ci raccontava anche proprio il video. Anche perché con i flussi, no? Con i flussi migratori, assolutamente sì, anche perché il registro ha una grandissima presenza di caucasici, appunto, quindi noi, europei. Ma sempre più invece c'è una grossissima necessità di midolli diversi, anche perché le persone che si ammalano sono anche gli stranieri che hanno un patrimonio genetico nettamente diverso dal nostro. Bene, abbiamo 2 minuti, io volevo lasciare la parola a Diego, volevo chiedergli intanto se hai ricominciato a giocare a calcio. Diciamo che ho fatto delle esperienze importanti dopo il trapianto, perché ho fatto 2 belle mezze maratone e ho fatto però, un'esperienza di diversi mesi. È faticosa la mezza maratona del calcio. Ma si diventa anche un po' più tosti dopo queste esperienze. Certo. E ho fatto anche una bella esperienza di diversi mesi in giro per le fattorie, con lo zaino in spalla, per cui ecco lo scatto mentale c'è stato. Senti, allora facci un bello spot finale per questa colomba così abbiamo allora, il testimonial. Saremo in piazza sabato e domenica 25-26 per queste buonissime colombe per l'Admo. Buonissime e anche molto generose. E molto generose, esattamente, no? Per cui ecco vi aspettiamo numerosi nelle piazze italiane. Bene, grazie allora a Diego, grazie a Paola, grazie vi ricordo che è importante donare, è importante conoscere questa realtà, potete farlo anche inizialmente un po' smanettando in internet, sì, se non volete proprio incontrare le persone, poi comunque diventa insomma una bella esperienza di vita a prescindere da tutto. Grazie davvero grazie a voi, grazie. E grazie a voi per averci seguito, poi noi ci rivediamo con gli appuntamenti dedicati all'informazione durante la giornata. Una buona giornata.